Da un certo punto di vista credo che Granarolo sia un'azienda italiana che in qualche modo incarna anche dei valori e tutela a sua volta il territorio. Però è un dato di fatto che dei 13 stabilimenti acquistati da Granarolo negli ultimi anni oggi ce ne sono 5 in funzione. Le logiche della globalizzazione ormai sono logiche chiare. È evidente che io non credo né all'atteggiamento di quello che mette la testa sotto la sabbia e fa finta che non esistano, Né, però, credo nel fatto che non si possa fare nulla ed è questo il punto, cioè il punto è che eh, rispetto a una multinazionale come Lactalis o una grande azienda come Granarolo, io credo che Mucchi abbia nel proprio piccolo raggiunto un equilibrio, un compromesso eccellente all'interno della filiera. Riflettiamo bene, visto che abbiamo in mano un gioiello, a individuare il percorso. Questo lo debbono fare i soci. Io credo che. Le strade, se anche eh, rispetto a queste strutture del comma 569 il governo in qualche modo decide di intervenire, possono esserci la quotazione, sinergie industriali, sinergie industriali, che naturalmente possono guardare a Granarolo, ma potrebbero guardare anche ad altri attori, potrebbero anche non essere attori che fanno latte ma che fanno formaggio, ehm. oppure però è evidente che in qualche modo non può né sceglierle il consiglio d'amministrazione dell'azienda in autonomia rispetto ai soci, perché noi in qualche modo abbiamo un mandato e quello dai soci riceviamo né secondo me, ma ragiono, ripeto, con la diligenza del buon padre di famiglia, lo può fare un sindaco pur legittimato dall'avere lui in qualche modo in pancia al proprio comune la, la, la disponibilità delle quote rispetto ad un ragionamento condiviso con altri sindaci.